Buongiorno, oggi è il 15 giugno, siamo qui nella zona del cimitero con il nostro amico consigliere di Fratelli d'Italia Fabrizio Priano e vogliamo fare una conversazione con lui, anzitutto per un commento, un breve commento sull'esito delle elezioni, soprattutto nella nostra regione e anche sui possibili sviluppi, ma siamo qui proprio di fronte al cimitero per parlare anche di questioni che riguardano proprio il cimitero e i cimiteri alessandrini. Allora, buongiorno Fabrizio, un commento, un breve commento sull'esito delle elezioni, sulle prospettive e su quello che si devono aspettare i cittadini piemontesi. Parliamo della nostra regione. Grazie, ma intanto mi viene da iniziare con una battuta, perché detto che giustamente detto siamo al 15 giugno, sembra il 15 novembre, sì, però come clima. Sì, sì. Però diciamo, a parte questa divagazione, il tema delle elezioni, intanto vabbè, chiaramente come Fratelli d'Italia non possiamo dire altro che siamo molto soddisfatti, perché comunque si è confermato sia alle europee che alle regionali un dato molto importante. In provincia di Alessandria siamo sopra il 30%, che è una percentuale altissima. A livello nazionale comunque è stato premiato il lavoro di Giorgia Meloni e tutta la squadra di Fratelli d'Italia. In Piemonte è stato premiato il lavoro che è stato fatto dalla Giunta Cirio, dall'amministrazione Cirio nei precedenti 5 anni. Oggi però come Fratelli d'Italia sicuramente avremo una rappresentanza sia più numerosa sia in giunta, molto più numerosa, perché siamo diventati il primo partito della coalizione nettamente, e quindi avremo una rappresentanza molto più numerosa sia in giunta che in consiglio, per cui certamente su alcune materie cercheremo di portare un cambio di passo, sicuramente lo porteremo, gli uomini e le donne che sono stati eletti in consiglio, ma anche quelli che poi avranno incarichi di giunta, anche se ad oggi ancora non si può dire in modo definitivo, perché si stanno facendo i ragionamenti sulla composizione della giunta. Sono comunque tutte persone di grande qualità, amministratori esperti, persone che hanno dimostrato già il loro valore. Noi in provincia di Alessandria abbiamo eletto Federico Riboldi, che ha fatto benissimo il sindaco di Casale, tant'è vero che il suo successore ha vinto con 65% al primo turno. Lui a Casale ha avuto un successo straordinario di preferenze rispetto alle elezioni regionali, ma anche lo stesso Enzo Amis, che era parlamentare sempre appartenente a quel gruppo di storico casalese, ha fatto un grandissimo risultato alle europee, pur non riuscendo ad essere eletto, perché il collegio delle europee è enorme, Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta, ma in provincia di Alessandria soprattutto ha fatto un grandissimo risultato ed è uno dei più votati, e quindi questo ci porta a dire che siamo assolutamente soddisfatti e che accettiamo questa sfida, e quindi da oggi cominceremo a lavorare. Noi poi in modo particolare ad Alessandria avremo tra 3 anni le elezioni comunali. Sono ancora tanti, 3 anni, ma non sono poi così tanti. Stiamo già lavorando e facendo opposizione in modo serio nei primi 2, e continueremo alzando ancora il livello in questi anni. Oggi mi avete lanciato, diciamo, una sfida interessante, quella di parlare dei cimiteri. Ora, intanto, intanto bisogna dire che Alessandria, forse non molti alessandrini lo sanno, perché spesso alcune cose gli alessandrini o non le sanno o fanno finta di non saperle. Abbiamo intanto un cimitero monumentale, che è questo che vedete alle mie spalle, che non è un cimitero monumentale qualsiasi, è un cimitero monumentale che nella parte storica è stato progettato sia in parte dagli architetti che hanno fatto Genova Staglieno e in parte dagli architetti che hanno fatto il Monumentale di Milano. Esatto. Quindi è uno dei cimiteri monumentali italiani, importanti italiani, sì. E secondo me anche questo non è valorizzato in modo adeguato, così come non c'è un famedio degno di questo, sì, nome. Era una proposta che avevo già fatto tempo fa all'interno. Insomma, ci sono una serie di problematiche, ma che certamente riguardano quello che è il fatto architettonico, storico, di valorizzazione. Però veniamo invece a quello che probabilmente interessa invece di più i cittadini, ovvero la gestione dei cimiteri. E con la cooperativa. Allora, è stata fatta una gara anni fa per la gestione dei cimiteri, che è stata data dai privati che per anni avranno questa gestione. Ora, è chiaro che nessuno può fare miracoli in un giorno e non si pretende che si faccia miracoli in un giorno, però oggi cominciano ad essere un po' di anni che questa gestione è in essere, perché c'era ancora la giunta Cuttica, sono passati 2 anni dall'amministrazione Abbonante, quindi come minimo sono 3 anni che questo gruppo gestisce i cimiteri. Ora, se sul cimitero principale, quello di Alessandria, forse qualcosa si vede, quantomeno ci sono meno lamentele, anche se ce ne sono ancora tante, quello che mi arriva, che giunge a me come consigliere comunale in termini
termini di lamentele che ho potuto anche verificare, mi mandano anche a volte fotografie o altro, è la gestione dei cimiteri del Comune di Alessandria, perché il Comune di Alessandria ha questo cimitero monumentale ma ne ha altri 11 nei sobborghi e nelle frazioni. 11 cimiteri, alcuni dei quali anche importanti, e per esempio ho ricevuto lamentele su Spinetta, su Lobi, su San Giuliano, su Cascina Rossa, di erbacce, di incuria, di sporcizia, di tante problematiche. Queste problematiche certamente non sono ancora state risolte, comunque sono state parzialmente, si è iniziato a fare qualcosa, ma credo che qui, anche qui necessiti un cambio di passo. Sicuramente nelle prossime settimane faremo qualche iniziativa per spronare l'amministrazione a chiedere alla ditta maggiore incisività. Ci sono dei si dice, ma no, io non, dato che non lo so ufficialmente, se volete sapere i nomi di chi amministra questa azienda, posso acquisire gli atti, farmeli dare e li vediamo senza problemi la prossima volta che ci vediamo. Ma al di là dei nomi, certamente quello che voglio rimarcare è che ad oggi non è soddisfacente il lavoro che è stato fatto, ad oggi, poi vediamo. Mentre, se volevi chiedere una cosa... Sì, no, volevo chiederti, scusa se ti ho interrotto, ma visto che parlavi dei cimiteri, della situazione, mi sembra che avessimo accennato prima di una delibera che è stata ritirata, che avrebbe avuto anche un impatto notevole su molte famiglie di alessandrini, e soprattutto una delibera della quale non si è sentito parlare assolutamente sulla stampa locale. E poi continuo quello, il discorso che stavi facendo, per il quale ti ho interrotto. Sì, la delibera di cui parli è una delibera che è stata proposta di un nuovo regolamento, di un aggiornamento del regolamento dei cimiteri, che era stata portata in commissione, quindi non è mai arrivata fondamentalmente in consiglio comunale. È andata in commissione consigliare. Noi abbiamo iniziato la disamina di questa delibera, abbiamo cominciato la lettura di questa delibera e ci siamo resi conto subito, io in quella commissione sono componente e subito ho fatto domande, mi ero posto, tanto è vero che è stata rinviata una, due, tre volte in commissione, e poi nonostante qualcuno volesse approvarla subito al primo giorno, poi chiaramente la cosa non si è fatta. Perché? Perché in questo regolamento, al di là di alcune questioni che si possono discutere più o meno, ma che sono questione di gestione, di routine, di organizzazione, quindi posso essere d'accordo o non d'accordo, ma non ci sono problemi. C'era un particolare articolo che a mio parere era addirittura non conforme alla normativa, comunque creava un precedente molto pericoloso, e infatti per questo motivo, per questa delibera, non è più stata discussa, perché poi è stata addirittura ritirata col cambio del segretario generale. Col cambio del segretario generale in comune, il nuovo segretario evidentemente ha letto questa delibera, ha considerato che le nostre osservazioni fossero corrette ed è stata ritirata, non esiste più questa delibera, poi se la riproporranno vedremo, ma oggi è stata ritirata. L'articolo in questione era parecchio spinoso, perché creava un precedente secondo me pericoloso e non credo tanto, come dire, tanto a norma. Ma perché? Perché voi sapete che nei cimiteri fino al 1975 chi comprava un posto, costruiva una cappella, aveva un permesso permanente, una licenza, ne diventava proprietario di fatto in modo permanente come un qualunque altro immobile, quindi nessuno lo poteva più rimuovere. Dal 75 in avanti, per legge nazionale, si è scelto invece che all'interno dei cimiteri ci fossero delle concessioni che possono essere di 60, normalmente sono di 99 anni, ma non sono più permanenti, quindi a un certo punto queste concessioni scadono e se uno non le riscatta nuovamente il bene torna in proprietà dell'amministrazione comunale o comunque dell'amministrazione che ne è proprietaria e può essere riutilizzato, e questo vale per le tombe, ci sono quelle trentennali, sessantennali, insomma ci sono state delle scelte diverse. Ecco. Quindi finì, nulla da dire. Peccato che questa norma che avevamo cercato di inserire in questo regolamento diceva che se per 50 anni non c'erano state attività, che vuol dire che se una famiglia per fortuna non ha seppellito nessuno per 50 anni potrebbe non aver avuto attività, questa concessione veniva reintroitata dall'amministrazione comunale e poteva quindi essere rivenduta, creando un precedente pericoloso, perché se la concessione è permanente, ci poteva essere anche il caso di magari una famiglia che poi è emigrata, che ne so, all'estero, e che quindi non ha più fatto attività, ma che poi torna qui e non si trova più la sua cappella perché gliel'hanno portata via. Quindi
certo. Era una roba che noi abbiamo contestato da subito, in effetti ci è stata poi data ragione in quanto la delibera è stata ritirata, non se ne è più saputo niente, quindi vedremo se verrà riproposta. Sicuramente una norma alla quale io mi sento comunque sempre di oppormi, perché mi sembra assolutamente ingiusta, perché se è stata una concessione permanente, quella permanente deve restare. Quando non sono più permanenti dal 75 in avanti, allora va bene, dopo alla scadenza, se nessuno le riscatta è giusto che vengano reintroditate, ma lì c'è una legge precisa che lo dice, quelle prima no. Quindi ecco, questa era la delibera curiosa, se vogliamo. Poi sul discorso che stavo facendo è quello, cioè Alessandria, ci sono 11 cimiteri, del cimitero monumentale, io credo che debbano essere attenziati tutti allo stesso modo, perché non si può magari fare una bella e profonda pulizia all'ingresso o comunque nel cimitero monumentale, che è giusto farla, e poi però uno va in un cimitero periferico e si trova le erbacce, si trova sporcizie e altro, perché comunque la dignità dei defunti è uguale in tutti i cimiteri, siano essi grandi, piccoli, medi, e tutti vanno mantenuti allo stesso modo. Quindi su questo credo ci sia da portare, in quanto opposizione, sicuramente maggiore attenzione anche da parte nostra, e sicuramente ho avuto ancora ultimamente segnalazioni e credo che faremo qualcosa di scritto per cercare di spronare un po' questa situazione. Va bene, grazie per questa diciamo lunga esposizione, anche per alcune notizie che ci hai dato che non erano di larga conoscenza. Volevo chiederti una cosa, ci puoi dare qualche anticipazione su quello che succederà nel governo della regione Piemonte dopo l'esito delle elezioni, se puoi e se hai delle notizie? Come ho detto, oggi certezze non ce ne sono chiaramente, perché si sta ragionando sia in termini di numeri, c'è il tema della sanità che è un tema per le regioni fondamentale, e c'è da capire se, esatto, ci sono ragionamenti in corso col presidente Cirio, perché insomma si decida se l'assessorato alla sanità deve essere dato a qualcuno degli assessori che sono stati eletti e che quindi poi faranno gli assessori, o se invece si prende un esterno, un tecnico. Quindi è un ragionamento che è in corso d'opera, lo si legge anche sui giornali. Poi ci sono chiaramente indiscrezioni, ci sono stati alcuni assessori in pectore, perché è evidente che uno basta vedere zona per zona, la regione è molto grande, ci sono diverse province, quindi è chiaro che gli assessori devono essere suddivisi sulle varie province, per cui in questa provincia, dalle indiscrezioni che si fanno giornalistiche, ma che sono secondo me anche corrette, il candidato di punta sicuramente per il risultato che ha fatto è Federico Riboldi, pare che anche la Lega voglia puntare come assessore sul loro primo eletto, che è il nostro attuale presidente della provincia, Bussalino. Quindi l'ipotesi è questa, però chiaramente sono ipotesi, poi bisogna mettere in campo, ogni partito deve decidere, definire i numeri, le deleghe, mettere in campo le persone migliori per quelle deleghe. È probabile che questi personaggi che vengono citate facciano gli assessori, ma sicuramente qualcuno farà altro, ma comunque al di là di quello, poi alla fine i nomi sì sono importanti, perché comunque le persone sono importanti, però fondamentalmente importante è il progetto, importante è il risultato. Fratelli d'Italia ha una compagine veramente 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 importante in questa regione, e ha una numericamente importante, qualitativamente importante, e sicuramente l'apporto che dovrà dare in questi 5 anni sarà alla stregua di quello che si sta facendo al governo, cioè cercare di fare delle cose che davvero migliorano la qualità della vita delle persone e pongono attenzione su tutti per migliorare in generale la qualità della vita della nostra regione. Questa è una regione importantissima che purtroppo sta vivendo un declino industriale che è noto a tutti, ma che ha però delle particolarità sui prodotti tipici, sull'agricoltura, sulla gastronomia. C'è un sacco di temi strategici in questa regione che possono essere sicuramente maggiormente sviluppati per andare un po' a sopperire a quello che è il calo industriale inevitabile che c'è stato su Torino, diciamo, e l'indotto che comunque era anche in queste zone, perché non possiamo dimenticarci che è vero che la Fiat era a Torino, ma noi per esempio nella zona di Quattordio Felizzano avevamo parecchie aziende che erano indotto Fiat, che poi negli anni si sono per fortuna ricollocate, sono diventate multinazionali, lavorano per altri, qualcuno invece purtroppo ha chiuso. Ma certamente bisognerà fare un ragionamento sull'import, sull'export, su tutto quelli che sono i nostri prodotti tipici, rafforzare molto la filiera agricola, perché comunque quando si parla di ambiente non si può disgiungere l'ambiente, l'agricoltura
agricoltura. Abbiamo il tema, il problema della peste suina, che è certamente un tema che va affrontato e va affrontato per evitare che si facciano continue chiusure che danneggiano la nostra economia. Quindi sicuramente i temi sono molti, credo che Fratelli d'Italia assieme agli altri alleati di governo chiaramente sarà determinante per fare un quinquennio importante. E a questo punto, sempre anticipazione sulla politica nostrana, sulla politica del comune, quali sono le tendenze o i temi che secondo te dovrebbero essere affrontati o si stanno affrontando in questo momento? Guarda, noi in comune abbiamo intanto osteggiato questa follia di questa zona pedonale fatta nel modo in cui è stata fatta e che ancora oggi crea dei problemi, anche se in parte è stata parzialmente riaperta. E credo che anche questo fatto di fare una cosa in modo sperimentale, poi continuare a cambiarla, sia sperimentare sulla pelle delle persone, è una cosa, a mio parere, non è giusta, non è corretta. Quindi sicuramente su quello stiamo facendo, abbiamo fatto e continueremo a fare opposizione, perché non siamo contrari alle zone pedonali, siamo contrari alle zone pedonali imposte in questo modo, dove da un giorno all'altro ti mettono, peraltro fatte con delle barriere fisiche e non con le telecamere come si fanno in tutta Italia. Adesso poi finalmente forse arriveranno le telecamere, toglieranno le barriere, però queste barriere comunque le abbiamo comprate, pagate, cioè sono una serie di problemi che sono stati creati notevoli. C'è un tema certamente allarmante comunque sulla sicurezza, sì, che attualmente la sicurezza e le baby gang e insomma ci sono diciamo problemi che continuano, non sono passati, anzi continuano. Poi possiamo discutere, esatto, possiamo discutere che qualcuno dica sì, ma i reati in termini generali, numericamente, ma il problema è che ci sono molti reati che non vengono neanche denunciati e sono fenomeni che purtroppo esistono. Non è certamente il comune l'attore principale, ma certamente il comune può fare molto perché per sensibilizzare gli attori principali rispetto alla sicurezza, e quindi certamente la sicurezza è un tema che dovremmo valutare. Questo discorso di queste delibere del PAI che sono state fatte, che noi abbiamo assolutamente osteggiato perché non era necessario farle, che bloccano tutte le nuove attività, questa è una città che se non andiamo a modificare, ma ne abbiamo già parlato in altre interviste, sicuramente è destinata a avere un declino, perché nessuno investirà più in una città in cui compri un'area con determinate regole e due giorni dopo dicono no, non puoi più costruire perché ce n'è una qua vicino, perché quindi questo creerà anche probabilmente del contenzioso dove il comune poi rischia anche di soccombere, quindi pagare anche dei danni. Un'altra cosa invece fondamentale e importante di questa città è lo sviluppo della logistica. Ecco, sullo sviluppo della logistica bisogna fare di più, cioè bisogna che il comune incrementi le aree a disposizione per fare logistica. Perché in questo momento gli insediamenti che stanno arrivando a Spinetta, alla D3, sono insediamenti importanti, ci sono richieste per altri insediamenti, il comune di fatto non ha più aree, cioè il piano regolatore non prevede che ci siano altre aree, ce n'è una a San Michele che era stata prevista addirittura 15 anni fa, che adesso probabilmente partirà. Bisogna modificare il piano regolatore, già che lo si modifica per il PAI, ampliare anche le zone di possibili costruzioni di capannoni per la logistica, che peraltro necessitano di spazi enormi, che sono capannoni da 60, 70, 80 mila metri quadri con gli spazi enormi intorno, e quindi mentre una volta tu creavi un'area di 1 milione di metri quadri e ti durava 20 anni, oggi un'area di 1 milione di metri quadri fai 3 capannoni e l'hai fatta andare, e quindi chiaramente bisogna prevedere. Su questo secondo me siamo in ritardo, poi ci sono tante altre cose che vanno riviste, ma certamente decoro, pulizia della città, sicurezza, viabilità, insomma ci sono tante cose da rivedere e saranno certamente tema dei programmi che poi faremo, però mancano ancora 3 anni alle prossime elezioni, quindi in questi 3 anni dovremo comunque cercare di spronare perché qualcosa si comincia a fare adesso e non aspettare che ci siano le prossime elezioni. Va bene, ti ringraziamo per la tua completezza e per tutto quello che hai detto. Abbiamo trascurato di chiederti altre cose che sono dei dettagli ma importanti, perché sempre in tema di sicurezza abbiamo una città ormai che ha delle aree completamente al buio, ad esempio anche l'illuminazione sicura è un altro tema che doveva essere al buio e favorisce anche tutta una serie di cose. Abbiamo il tema di doveva finire Amag, se si è dimesso presidente, vuol dire che ci diamo un altro appuntamento quando volete. Approfondiamo altri temi, ce ne sono tanti prima che ci sfugga il nostro Fabrizio. No, perché...